caso in cui domani il ministero dovesse dire ok, diamo alla regione questa deroga, noi siamo pronti a metterci soldi e fare i lavori. La regione Emilia-Romagna c'è ed è pronta a riaprire in sicurezza il punto nascita di Borgotaro, con investimenti e progetti ambiziosi. Parole dell'assessore regionale Raffaele Donini, che lo scorso 2 luglio ha annunciato proprio a Borgotaro la richiesta di una deroga al Ministero della Salute per consentire la riapertura delle sale parto dell'Appennino Parmense, chiuse nell'ottobre del 2017 in applicazione di una direttiva ministeriale che imponeva la serrata delle strutture con meno di 500 parti annui. Sappiamo benissimo che i numeri non sono cambiati rispetto agli anni in cui si concluse l'iter per la chiusura, ma la volontà dell'amministrazione regionale è molto forte in questo senso e quindi chiediamo al Ministero di poter utilizzare questo istituto della deroga, alla quale noi poi facciamo seguire i nostri impegni, sia per quello che riguarda la parte strutturale, che non è particolarmente complicata visto che gli spazi ci sono ora come allora, e sia per quello che riguarda tutto il reperimento della professionalità che poi dovrà fare in qualche modo funzionare nella sicurezza il punto nascita di Borgotaro. Alla base del progetto vi è la redazione di un dettagliato studio tecnico-organizzativo da parte del gruppo di lavoro interaziendale dell'azienda USL e azienda ospedaliera universitaria di Parma, un complesso studio di fattibilità che sarà alla base della richiesta di deroga che la Regione presenterà al Ministero. È stato attivato un gruppo di lavoro con i professionisti delle due aziende sanitarie, dell'area materno-infantile, sia ospedaliera che distrettuale, perché la rete della rete materno-infantile territoriale e ospedaliera sono in stretta correlazione in tutto l'ambito provinciale. E questo è un documento che approfondisce sia gli aspetti strutturali, quindi che spazi devono essere necessari per la riattivazione di un punto nascita che deve trattare ovviamente appunto gravidanze fisiologiche, quindi sala parto, reparto di degenza, sala operatoria, che come diceva appunto assessore sono disponibili presso l'ospedale di Borgo Valditaro, in quanto sono state mantenute e conservate per l'area appunto delle attività già presenti, e un investimento in attrezzature sanitarie che devono essere completate, ma soprattutto appunto un investimento in risorse umane, quindi in organico necessario per la riattivazione. Abbiamo fatto una valutazione sia lato dirigenza sanitaria, quindi ginecologi, pediatri, neonatologi, che lato comparto sanitario, sia ostetriche che operatori sociosanitari. Oltre che servizio fondamentale alle famiglie, nascere in montagna rappresenta anche un forte valore simbolico di una comunità. Il possibile ritorno della cicogna nella Valtaro è stato quindi accolto con grande soddisfazione dal sindaco di Borgotaro Diego Rossi e dal presidente del comitato di distretto Vallitaro e Ceno Davide Riccoboni. Oggi è un importante passo avanti, questo è stato detto e va ribadito. C'era una richiesta che arrivava dal territorio, dalle istituzioni, dai sindaci, dal mondo largo dell'associazionismo in questo senso. La regione se ne era fatta carico e oggi l'assessore è venuto di persona a darci conto del lavoro svolto in questo anno e mezzo dalle aziende sanitarie, un lavoro prezioso, importante. Oggi questo lavoro tecnico che metterà nelle condizioni il nostro ospedale insieme agli altri punti nascita di montagna della nostra regione di affrontare questa nuova sfida, di essere trasferito al Ministero e di ricevere poi quelle che dovranno essere le autorizzazioni o meno sul progetto presentato. L'auspicio è che il Ministero risponda nel minor tempo possibile accogliendo la richiesta di deroga che la Regione e le aziende sanitarie hanno presentato in coerenza con quella che è stata la richiesta del territorio. Sicuramente una bella notizia quella che oggi l'assessore Donini ci ha portato qui a Borgotaro, una notizia importante, una notizia che va verso un avanzamento di quelle richieste che erano state fatte a partire dai cittadini, ma anche dalla politica, dai sindaci, dal comitato di distretto e dalle associazioni tutti, verso una possibilità di riapertura del punto nascita di Borgotaro.